Nessuno vincia. Sì, non voglio ne vincia. Sto scrivendo nobody starting. No. Sì. Vai, anche queste sono leggere. Non so come. Le trovate da bere, sì. He's trying a new pizza, I never tried before. Preferite? Prefer wine or beer to drink? Wine. Vino. Wine is it's okay. Oh, we like. Would you like beer? Scott, do you want wine or beer? Mi vuole. Bianco o nero? Red o white? The wine, red or red, white? Red. Se no, se bevo rosso. Vino, vino. Are you going to drink beer, Laura? Bevi la birra o il vino? Di solito vino. Usually wine. Mm, okay. Tonight? Stasera? Lo stesso. The same. La mm-hmm. birra però è calda. Siamo un po' incogliate. Ok. Con la pizza però ci dice di più. She's saying that with pizza beer is matches. Mm-hmm. Mm-hmm. This is good. Non c'entra niente. Che buona che è. Buona. It's very nice, it's very good this pizza. Mm-hmm. It's very good. Fa palestra? No, lavoro. Work. Ha smesso. Palestra l'ho fatta for two years. Ma he's been doing for 2 years. He did for 2 years, but now he doesn't do it anymore in the gym. Looks very fit. Beh, messo bene. I think we'll have to work out 2 years when we get home. Era già. Era sempre stato così. Pardon? We'll have to work out for 2 years when we get home. Mm-hmm. I've been eating so much. Lui no, vero acqua. Acqua. He said he's always been like that. So quindi non è la palestra. It's always been like that even before doing going to the gym. Mm. Era già così quando eravamo piccolini. Same since they were little. How old are you? Ha visto Schwarzenegger. Te, Lara, chi lui? No, dico loro, hanno Lara. Visto Schwarzenegger. Che è andato giù tutto. Ah, sì, she's saying this. Maybe like Arnold Schwarzenegger that now is. Oh. Used to be very fit and now it's going. Yeah, now he's a she said like Arnold Schwarzenegger, but now she. Arnold. I'll be back. Yeah, he was a big guy. As you get older, it gets much harder to build muscle. It's easier to build fat. It's easier? Much harder to build muscle. Easier to build fat. Ah, è molto più facile mettere su muscoli che difficile mettere su muscoli, è più facile mettere su pancia. La pancia e il grasso. Beh, ho preso 9 kg in 20 giorni. Perché quando mangio, quando mangio io sono arrivato a 85-86 kg. He put on 9 kilos in 9 kg in Un mese, 9 kilos. He put massa. Se mi alleno e cioè the muscle, like when he's strength, Però c'è tempo per fare. But he hasn't got any time to go to the gym anymore. Gym is popular? Va molto qua la palestra. Sono 2 anni che non ci vado. No, a te in generale. No, c'ho tempo, ora come ora però. No, diceva se la palestra in generale. Ah, se va in generale la palestra. Sì. No, la palestra sta andando tanto. Yes, it's very popular. Mm-hmm. I don't really know because I don't go so. Not popular view.
No, but yes, it is in even in Lucca, it's quite popular. It's popular for us. There are many different types of gyms. Some people go, or some younger women that work in our office that go because they want to meet people. Mm. So there's this type of gym. Then there's other gyms where people are a little more serious about exercise. Sì, ci sono dunque delle palestre, cioè anche in America va molto. Le donne che lavorano negli uffici vanno in palestra, si incontrano e poi ci sono altre palestre dove invece vai a fare gli esercizi proprio più seri. Mm. La palestra non mi piace però. He doesn't like it. Doesn't like? Part of the gym. No, yeah, I don't like the gym. I'd rather just be outside. Preferisce stare fuori. Preferisco stare all'aperto. He prefers to, oh, really? To be outside, yeah. Mountain bike, non è uno sport. With bike, cycling, mm-hmm. on a mountain bike, he likes it. Mm-hmm. Mountain or road? Montagna or also, yeah, to the mountain. Scott, we have Starbucks. You know, Starbucks. Coffee, Starbucks. Sì, 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 Starbucks coffee. It's not as good as Italian cappuccino. Mm-mm. Dice, parlava dello Starbucks coffee, non so se lo conosci. Dice, te sì, però me l'avevi detto l'altro. No, non eri te, scusa. No, mi sa di no. You know, no, they don't know Starbucks. Yeah. Qual è quello? Well, no. It's no. Cappuccino, coffee. Non so perché. Become very popular so much, in the United States. Mm. So Starbucks is everywhere. È una catena di cioè tipo cappuccino, fanno le colazioni in America e adesso è quasi tutto il mondo, anche a Londra ce ne sono tantissime, in London as well, it's like everywhere. Yeah, like also in Italy, I think if you go to Milan, I think maybe. Anche in Italia a Milano ci sono questi. But the reason that I'm saying this is because Scott, if he really, where we live in the country. Mm-hmm. But if Scott wants a cappuccino, he'll ride his bike to Starbucks. Ah, ecco perché ne parla, perché dice che quando vuole un cappuccino, perché Starbucks coffee è un po' più simile a cappuccino nostro, non così buono, però almeno ci assomiglia. Quando vuole un cappuccino prende la bicicletta, però non è molto vicino. It's 42 miles. 42 miglia. It's so very funny. Mm. Just a cappuccino. I put it in my water bottle and then drink it on the way back. E se lo mette nella borraccetta, no? Nelle poi lo beve mentre torna. Mm-hmm. Ah. That's funny. Mm. Hey, cheese. Wow. Formaggio. Cheese. Anche in italiano si dice. In italiano we say cheese. You do? Yes. Oh, how funny. Now it's international. I think if you go to France, maybe you say cheese. Cheese. That's so funny. You think you'd say pizza or something? No. Ti piace la pizza? Pizza. Pizza. Well, do you like the pizza? I asked. That's good. Oh, yeah. Yeah. Non è unta, vedi? Fa buona. It's not oily. At all, that's what he said. Sacchetta? Cheese, because... when you say cheese, it's like he's smiling, I think. Margherita. Because margherita. So just plain cheese pizza, you call margherita. Solo where in America or here? Per la vera pizza è napoletano margherita, poi... He's saying the real pizza is invented in Naples and it's the margherita with tomatoes and cheese. And cheese, mozzarella, yes. Mm-hmm. Per sentire la pizza è il meglio sistema, perché... Parli, questa non è la vera pizza napoletana. This is not the real pizza from Naples, of course. No. It tastes completely different. Quella napoletana è fatta così. The one they do in Naples is very thick. Mm. Mm. I never tried, but it's said to be the best pizza in the world. Really, really special. Io non l'ho mai provata, però dice che è buonissima. Yeah.
è buona, ma poi è più alta e loro usano anche la mozzarella, usano pochissima, no? Ma poi non ce la mettono quasi niente. They don't use ma se ti piace proprio solo il pomodoro, much mozzarella in the Naples pizza. Infatti la napoletana sarebbe senza no mozzarella, cioè loro la mangiano senza pomodoro e... In Naples no, we put more cheese in the north. It's funny, in America we have the same issues. There's a New York style pizza, Chicago style pizza, thick pizza, thin pizza. Everybody has their own opinion. Some like New York, some like Chicago. Anche in America hanno diversi tipi di pizza, la pizza di New York, la pizza di Chicago. E anche là ognuno gli piace, a chi gli piace quella alta, quella bassa. It's like in Italy, basically. Most of our pizzas are most of them are thick. La maggior parte sono lots of tomato sauce. Un sacco di lots of cheese. Di succo di pomodoro, un sacco di formaggio. Succo di pomodoro. Sì, they use the sauce, tomato sauce, no fresh sauce. Yeah. Sì, usano la salsa, no. Ma anche qua, Like marinara. But it's hard to find sausage that tastes good. È difficile trovare delle salsicce che siano così saporite. This is more like New York style pizza, this one. Mm-hmm. Questa è più sulla stile New York pizza. È buono. No, è buono, però non ci va, cioè sostanzialmente che. Bevi la birra. No, ma non ci va proprio niente. No, c'è il vino. Ah, il vino, sì, sì. Have you been bird hunting? Sei stato a caccia di uccelli? No. When we were hiking up in the You've been up in the Alps. Continua. There were several people out bird hunting. Oh. Quando sono andati su in montagna c'erano diverse persone a caccia, sì. È troppo caldo. È troppo caldo. No, è troppo caldo, ma poi c'è. It's too hot, he said. He doesn't have time, but it's too hot. Perché? Why? D'ottobre dovrebbe essere arrivata. Gli uccelli passano quando Because I don't know these things, because birds come when it's cold. I didn't know this. So that's why I didn't go. Yeah, it's too hot. When we were hiking on Saturday. A dog, what kind of dog? Bulldog. Boxer. Mm-hmm. It's a bulldog. Was it tall or was it small? Small. Bulldog. A bulldog. Bon. Really big. Very ugly. Yeah, very cute, but very ugly. Dribbling. This was up in the woods. Yeah, he just showed up. Had a collar. Alone. Yeah, there were some people. His owner, back at the road, maybe a kilometer back, and they called him. He ran away. Ignored. He came to find us. Ah, so we named him Floyd. Yeah, it's a story. So we're going to tell what happened to Floyd. Allora, hanno detto che hanno, quando erano in montagna hanno trovato, nel bosco hanno trovato un bulldog, sai, quei canetti. Ah, bulldog. Sì, il bulldog. E, a Stazzema? Sì, sì, quando sono andati su in montagna. Mm-hmm. E c'era il padrone che lo chiamava, ma lui stava insomma, lì, ha trovato loro, questo cane. Mm-hmm. E poi loro l'hanno chiamato, excuse me the name again, I forgot. Of the dog? We call it Floyd. Floyd. There's an American gangster, Pretty Boy Floyd. C'è un gangster americano famoso in America che si chiama Pretty Boy Floyd. Pretty Boy Floyd. Allora l'hanno chiamato. And since the dog was so ugly, we thought we would call him. Ah, ecco perché era brutto, era bruttissimo, sì. Yeah.
La domenica sera state bene, lo digerite tutto? Did you digest on Sunday night? Have you been okay? Tutto ok? Yeah. Eh? Because they had so much food. No, yeah, they said. Very big tortelli. Vino, vino. Io la mattina come non l'avevo mangiata. No, io non l'ho neanche mangiata. Anche se like if you, because you had so much food, usually you should feed sick. Poi baccalà, coniglio, pollo, faraona. But funghi fritti. It's so much food that you should use. Yeah, with so much food. That you would be sick? No, no, we haven't. Sorry. Americanos, we eat a lot. Loro mangiano tanto. Lui si mangia bene. Curioso il posto. Sì, è un po' curioso. Lui. But it means that the food was good, otherwise. That was too much. All she's talked about is how good the food. Mm-hmm. Yeah, Tom. Poi cinghiale è pesante. The boar is really heavy. A due primi. Two main courses. Maccheroni al cinghiale. Cinghiale è pesantissimo. Yeah, the boar with boar sauce, meat sauce. Poi cinghiale in umido con l'oliva mare. Boar with olives, bitter olives. Con la bietola. Baccalà e fish. E poi c'era pollo, faraone e coniglio. Poi chicken. Wild chicken and rabbit, potatoes, poi formaggio pecorino, then the cheese, yeah, pecorino, and torta con i vecchi. Roberto, more food than the book. Hanno trovato. We found the recipe book. I found it. L'hanno trovato, sì. Sì, l'hanno trovato. C'era tutto, c'era scritto tutto quello che dicevo io. It's all written what he said, what she said about the recipe. Tutte le ricette lucchesi. All the recipes from Lucca. Yes, oh yes, we found that one. Yes. In English. In English. Mm-hmm. Infatti. In the recipe for torta, it says beet root, but they mean the tops, the greens, right? Diceva della torta, diceva la punta della bietola, non so. Sì, infatti. Solo la cima. Sì, noi si usa, dicono, visto il spinace, bietola. Però io sempre sentito dire... bietola, di solito. Però usano quando manca una... Si when they don't have... that one they use spinach. The real one is book with. Didn't ever say that the tops? It just said the root. The root, you know. Yeah. Ah. Nobody try and steal my pizza. Nessuno rubi la sua pizza. This is nice. Mm-hmm. We could light some candles. Who would like some mushroom pizza? Come on, Maria. I'm falling for that. I can't even find my mouth. There. There we go. Excellent. Oh. Okay. All right, go some mushroom pizza. Came this close to a candlelight. Very good. Questo qui era, me l'aveva mandato Shelly per posta. Shelly sent that to really? L'aveva fatto lui questo. He made it. Yeah, it looks like something. Mm-hmm. Oh, that's very nice. Yeah. Oh. C'è qualcosa acceso, no? Sì, yeah, it's great. È saltato il salvavita. Saltato il salvavita giù. I didn't know Shelly was doing something like that. Non sapeva che Shelly facesse quelle cose. Ah, non sapeva. Ce l'ho mandato, ora non mi ricordo se un paio d'anni fa, mi sembra. A capo del Viesico. I santi. Forse un po' d'acqua da tipo. La candela, anche la candela. The candle. Ah, also the candle. With the candle. Oh, it's very nice. But he said he made it. He made it. L'ha fatto lui, ha detto, vero? Sì, almeno. That's what he said. Almeno.
fine. He never made me one. Loro non lo sapevano. Lei non gliene ha mai fatto uno. That's great. This is all being recorded, Sheldon. Shelly's getting married. Sì, sì. C'è. Ha detto che Shelly si sposerà, sta per sposare. Sì. So. In Costa Rica. Hanno riconosciuta la foto che dicevo io questa. Oops. Just to show you a picture. Oh yeah, great. Did you recognize Adria? Adria. Oh, your mother. My grandfather. Your grandfather Gino. Gino. Grazie. E Mafalda. Mafalda. And Maggie. Donna's sister. Yeah. Questa foto, vedi il formato è. The size of the picture. It's yes, it's not. It's been sent from America. Mafalda. Probably they take it and. Mafalda's writing. Yes. My mother's writing and my sister Jeanette took the picture. Probably. My other sister, Jeanette, she probably took the picture because she's not in it. Perché non era probabilmente Jeanette ha fatto la foto perché non c'era. Poi vedi loro mi avevano mandato. Sei sensitive. Shelly. Oh yeah. Kaiser. E poi questo. Oh yeah. Yeah, this is. Quando vennero in Italia. When they came to Italy. Un dinner party. Quando vennero. When they came to Italy. Mm-hmm. Prima erano andati a questo matrimonio. Ah, they went to a wedding party, which is this one. Oh. Poi questo è il marito, Kaiser? Cioè sarebbe il cognato di Shelly, con il nipote di Shelly. Il cognato, this is... il marito di... Shelly's brother-in-law. Avevano visto queste foto. Nestor and Ethan. Questo è ancora lui. Lui è la sorella di Shelly. Shelly's sister. Così sono loro. This is their home. Shelly è la sorella. Mm-hmm. Oh yeah. Shelly and their sister. This is their home in questa è la loro casa. In this is in Washington D.C. In Washington. Yeah, in Washington. Sanno Washington. Near Washington, yeah. And they had a new baby. Sì, deve nascere, è nato. Yeah. Is he born? Gabriella, yeah. In questi giorni. Is he born already? It's born. Yeah. Sì. It was born, Friday or Saturday. This Friday. Venerdì. Yeah. E poi c'era questa. Beautiful girl. No, una bambina. Mafalda. Oh, yeah. Mafalda. Yeah. I'm sorry, I should be passing these around. Mm. Queste me le ha mandate tutte Shelly. All these pictures. Oh, yeah, this is it's been sent by Shelly. Yeah, mm-hmm. That's good. Frederick Michaels. Mm-hmm. Looks like a little boy. Yeah, this might be his graduation. Wow, oh sorry. No, sorry. My dad. Sorry? Yeah. Graduation from high school. He's such a cute baby. Un bel bambino. Really cute, yeah. I just get so much trouble. È buffo. Bring a bottle of Dewar Scotch with me. I'm pretty nice. I'm going to bring a scotch. Yeah. She's getting at you. Yeah, for bringing it. Oh. Encouraging bad behavior. Yeah. Hey. This is Bambino. When we're talking about. I want to talk to you for a second. My mother's Mafalda and Freddy. They moved to Arizona. Quando si sono trasferiti in Arizona. Where it's very dry because he had health issues, health problems. Per problemi di salute. Sì. And perché in Arizona c'era un clima più. In Arizona it's dry. Very dry. È secco, c'è il deserto. Beautiful desert. And she didn't like for him to drink at all. Non voleva che lui bevesse. Alcohol. Drink alcohol. Alcohol. Sì. And so when Scott and I lived in New Mexico, which is near Arizona, he
we'd go visit. Quindi quando lui abitava vicino all'Arizona, sono andati a visitarli. And Mafalda would be upset because Scott would sit and drink with. Quindi siccome lei non voleva che lui bevesse, quando lui è andato a trovarli, il Mafalda ci è rimasta male, si è arrabbiata perché lui si è seduto e beveva. But did he drink as well or just him? No, both. Both. Ah, perché entrambi si sono messi a bere, he quindi. Enjoyed, he enjoyed drinking. So Mafalda got upset. Helped him along every bit of the way. Yeah. It was funny. Yeah. È stato buffo. She would. Ma lì fagli tagliare però la prima fetta che è un po'. And this photo is at Christmas. But isn't this their home? They have a beautiful home. Hanno una bellissima casa. That they purchased in Denver. And it's a fatto kind of Victorian. È un stile vittoriano. Old by our standards. Old by our, yeah, maybe 100 years. Maybe 100 years. 100 yeah. years. Yeah. Circa 100 anni fa. What the style? No, style sorry. Is a Victorian. Vittoriano in stile. Mm-hmm. And they've been working on it for a long time. E ci hanno lavorato tantissimo. Mm-hmm. It's very beautiful. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. And this is the staircase. Quella è la scala. La scalinata, staircase. Mm-hmm. So they keep working on it. It's a big house. Continuano a lavorarci. They have a lot to do. Non tanto da fare, sì. But the house was kind of tipping over. La casa era un po'. Era un po' storta. Sì, yeah. Cascava un po'. So first they had to put Pisa. Like the lean in top, come la torre di Pisa, un po'. Quindi prima l'hanno riassestata, l'hanno tritirata, messa dritta. Mm-hmm. Roberto just keeps finding more food. This is some pecorino, and this is some that bread. That looks beautiful. Pane di I have a feeling he will bring however much food he thinks. We can possibly eat. Well, you know. This is a little bit of honey. Oh. There's this. Yeah. Oh. There's this circular thing going on where you see, Roberto brings food. We feel. Because he brought the food, we must eat the food. We eat the food, he sees the plates empty, so he brings more food. So he puts more food, then we say, well, Roberto brought the food, so we must eat the food. And he just keeps going. Dice che è una specie di cerchio, no? Perché lui si continua ad andare. Sì, prepara il mangiare, poi lo mette nel piatto, però poi loro lo mangiano, quindi è vuoto, allora continua. Cioè, non si finisce più. Until 1 hour from now, we just all walk out the door going, oh! Yeah, then Roberto will say. And they eat a lot. How do they eat so much? Come fate a mangiare così tanto? Io sto mangiando anche poco perché sto male. And he's eating a little tonight because he doesn't feel very well. Like some cheese or something. Yeah. Così tanto che le dispiace che senti male. Mi spiace anche a me. No, come si fa a mangiare così tanto? Perché mio padre ha il colesterolo fuori da tutti i parametri. Easier said than done when you end up. Poco caldo. She said they eat a lot, but it's not very healthy. Mm. So it's not good for his health. Buono. I'll have some more cheese. That's delicious. Put in the honey. Really? Mm-hmm. Mm-hmm. This is really good. Mm. Mm. It's actually pizza. Finish. It's very good. So anyway, the dog, Floyd. What happened to Floyd? Well, yeah.
Floyd Sullivan. Sì, dunque, questo è Floyd, non so se ricordate la storia di Floyd, del cane. Sì, alla fine il cane, insomma, l'ha seguiti, mi seguiva. All the way up to the refugio. Fino al rifugio. Really nice dog. Era molto carino. And slept at the refugio. Ha dormito al rifugio, ma de the owner. On a blanket. The owner. Owner was okay. Yeah. Ah. Ma devo stione. I think she said, ah, I know this dog, and he comes all the time. Sì, ah. Anche i maiali. No, no, the owner of the dog. No, John. No, no, non c'era proprio, cioè l'hanno trovato nel bosco, li ha seguiti fino al rifugio, ha dormito lì. E il padrone del rifugio ha detto, ah, lo conosco questo cane, cioè deve essere lì, usual guest. She said, yeah, I think we see that dog all the time. Mm. We thought that's what she said. Mm. Pensano che abbia detto così perché non hanno proprio capito. The next day he followed us again all day long. Anche il giorno dopo li ha seguiti tutto il giorno. And we said, what are we going to do with this dog? E ora che si fa con questo cane? So we knew we would get down to a city. What village? A village. C'è pane con patata. And we thought he would, you know, go to somebody's house. Patata. A potato. Or we would call on the telephone to the home, because he had a tag. Mm-hmm. Quindi hanno chiamato, sì, perché aveva sì. Papas. Sì. Papas. Yeah, but... Thank you. Una chiama patata tua. He went to a house. And... he tried to call him, he wouldn't stay with us. Contadini. And we were sitting eating lunch down the road, and a man drove down the road. Is that your dog? Is that your dog? Ah, allora erano lì che mangiavano vicino alla macchina per strada, c'era ancora questo cane, qualcuno si è fermato e ha detto è il tuo cane questo qua. And you could tell the dog maybe was in trouble. And il cane era in said, no, it's not our dog. Yeah. And he drove back up to his house. And a little while later there was a one shot. Menaced. One. No, he's been killed. Well, so we don't know. So, cioè praticamente l'hanno lasciato lì e sono andati via perché quest'uomo diceva di chi è questo cane, non è suo questo cane? E alla fine sono andati via e hanno sentito uno sparo. Scusi, era arrabbiato col cane. Oh no, è terribile. Forse andava a caccia. Ma maybe he was going hunting. Beh, maybe, that's why he heard the shot. Ma ho solo uno sparo. So now we keep talking about what happened. Vediamo di no. Floyd the dog. Continuano a pensare a parlare di cosa è successo a questo cane. So do you think that would happen? Somebody would shoot him? Pensi che maybe ate their chicken. Pensi che qualcuno abbia potuto uccidere? Magari questo cane ha mangiato il suo pollo o qualcosa. Quello potrebbe essere, può succedere. Maybe. Maybe. Some people don't really like animals. Cioè, there. Mm-hmm. Oh, a volte abbiamo trovato gatti con la testa alzata. Sometimes they can find cats with the head chopped off. Mm. Cioè cani, però di solito o l'avvelenano. Danno avveleno. Usually they give poison to them, so. Di solito sì, difficile. Ma maybe on a mountain, Jessica. That was easy. Sì, andavano a caccia. Finito. Speriamo di no. Grazie. Prendi quello. Insomma, povero cane. Ci sei, pur dog. Pur doggy. No, but maybe he was a great dog. We loved him. We wanted to take him home. Volevamo portarlo a casa, gli piaceva tantissimo. No, we wanted to give him to you. We were dovevamo andare a te. No, no. We said, stavamo pieni. Pull up. A bulldog. Non so come si dice, ma stavamo proprio pieni di gatti. Cioè abbiamo tre gatti e tre cani. Two dogs and three cats. Ce l'hai te, le buon altro? No, per i gatti porti di via. No, he's got them, so he told that. Take your cats and take them. Oh, tieni in casa, se mi puzzi il gatto. In casa stinky. Yeah, we knew she loved this dog.
Infatti. Sono tutte e due le macchine cabrio, neanche quelle. Cioè, due, cosa fanno? Scusa? Sono tutte e due sul tetto della macchina dei quattro. Questo ci vuole. I gatti. È chiaro. Dove devono andare? Lara scherz, sleep, used to sleep sì, all, every time on the on his car's roof. And he's got a cabrio. So he gets angry, doesn't want them to sleep there. And it's the her cats. Perché sono tutte trovatelle. Cioè, allora le doveva ammazzare. They found, she found those cats in the street. Doveva fare. With the how to remember the name? Not nails, claws, yeah. And the bread with the, On his car's roof. It's not nice, so he hates it. He hates that. Tell me, we have a goose. A goose? Mm-hmm. Goose. Like a duck? Bigger than a duck. A duck, a goose? Il papero, sì, il papero. Papero. They have one. Allora, questo qui. They're very sharp and they scratch the cars. Graffano sempre la macchina. Questo qui è di. Viene da castagnoli, cioè lo fanno qui vicino a casa mia. They make this near his house, near here. But he comes from castagnoli. Near Vecoli. There's a place near Vecoli con castagnoli. Allevamento lì. Ma che cos'è quello? Che ne salame come una volta? Tipo fino a go to Vecoli and buy it's pork, this, maiale. Sì, tipo salame sto io. Salame. Del maiale, sì, no? Sì. It's pork, it's like salame. Però è fatto come una volta, no? Come facevano... Like they used to do it very non quello comprato, long time ago, no? Not now. Mm. In the old... No, fanno visto che l'altro è tutto colorato, vedi il bianco, il rosso, tutto mescolato. Certo. Tipo cotechino, via poi. Tipo it's like cotechino, it's a kind of sausage, it's something in between a salami and a sausage. I maiali tengono la sua castagnoli. A castagnoli they grow pigs, they become pork. They grow them. They raise them. And you can still buy this in castagnoli. E lo puoi comprare questi in castagnoli, si può comprare. Questo lo fa il macellaio qui. Ah, there's a butcher here, just around the corner and non c'è la chiesa, visto che sono passata la chiesa, prima dei carabinieri. And he sells this. He sells this? Yes, but he comes from pigs in castagnoli. Mm-hmm. Castagnoli. No. Castagnoli è dove ci tengono il maiale. Sì, ma il maiale viene di castagno. Sì. Lo vende il macellaio. The butcher sells it. This. So you can buy. È maiale, ecco. E come si chiama se va dal macellaio e vuoi comprare? Bullentini. Come? Bullentini. No. Bullentini. Ma il macellaio? No, il macellaio è. No, questo coso. Quello chiama. Ah, questo è no, you told me the name of the sorry, of the butcher. Yeah. No, sorry, but I don't know what it is. No, I don't need to buy this butcher. Infatti. Sì, infatti comprare un macellaio. E come si chiama questo salame? È salame che fanno così come una volta, capito? Però vabbè, perché non che gli dici? No, ma se lo vogliono gli dico dove andare. Cioè, se lo vuole un po' quando va via domani, no? If you wanna take some with you then I don't think you are allowed on the plane anyway, no. But we can hide it in you know, you can export. Domani partono, venerdì, Friday. Domani è giovedì. Giovedì, on Friday you're leaving. Un alimentare, però è un salame che fa lui, capito? He makes it, no, if you don't find it everywhere. You don't find this salami every in all the butchers. Yeah, I think. Salute. He said if you want it you can get some for you can take back to really? Well, tomorrow we're leaving we can take a sausage through you have to hide it in the case but you can do it no sausage or milk or cheese you can't export it. It's no. Especially pork, raw meat, you can't export it. But if you hide it in the case, they might not find it. But if you have it on your hand bag, then they check it and they take it. Yeah.
dicevo che non lo si può esportare né carne di, cruda, di anche io, problema. Non si può, però se la neanche il formaggio e neanche il latte, no. Però se la nasconde nella valigia, quella che va su, no, a porta a mano la controllano, invece quella la valigia che va sull'aereo non la controllano. Ma perché non? Perché puoi portare malattie in altri paesi. In America poi ci sta attento. Specialist in America, they're very strict. About now they're very strict about everything, so. Well. You can try, at least they take it, it's not that you get arrested. So they keep it and they eat it. Yeah. That's what happens. That's why they're so strict. It's well known that terrorists carry sausage with them. Se un terrorista si ti immagini se si mette una salsiccia nel. And cheese also. Cheese and milk. We're gonna take one extra suitcase. Portano un'altra extra valigia con tutto il cibo e wine. Put it on one whole suitcase. Take it home. Io prendo un altro smuta sete. Ma c'è un'altra birra, ma anche un po' d'acqua più che altro. Can always mail it. What if we mail it ourselves? Sorry? If we could mail it, maybe we could mail it. Put a UPS. Mail it. Mm-hmm. Mail. No, it's definitely gonna, they're gonna find out. No, yeah. My boyfriend took some salami because he loves Italian salami so much, he's English. And he took it with him even this time. He always takes salami back to England, but he hides it in between the clothes. Mm-hmm. In the big case, they don't, even if they find it, I don't think they're gonna open the case. Or, well, sometimes, maybe. Yeah, but usually, they don't. I always. Dogs like Floyd sniffing. Also, you can export cheese, but it's not if it's fresh. Like that one is, you know, allowed. It must be like Parmigiano, like stagionato, mm-hmm. Sì. Quello stagionato sì. Sì, invece quello fresco no, fresh cheese no. Those are goofy laws. No fresh cheese. No fresh cheese, no fresh cheese. No fresh cheese. It's like Parmigiano, for example, il Parmesan. No. Parmesan is an aged. Aged, exactly, you can. That's okay. Mm-hmm. That's okay, but not fresh. Fresh, I mean. Noi fresh is the proper word. Sì, formaggio fresco. Exactly, it's just for bacteria to carry disease from a country to another one. What about olive oil and wine? Okay. No, wine you can take it. That's good. Take a suitcase of olive oil and wine. Formaggio, please. Sì, grazie. Ma sentire con il miele. Questo è il miele. Grazie. Mm-hmm. I'll try some with. It's excellent. This is so. It's excellent. That's pecorino. Oh, right? Beautiful. Yum. Yum. Buonissimo. I'm gonna hide some of this in my suitcase. Honey on the cheese. Mm-hmm. Also jam. Ah no, yeah. Yeah. Really? Vero che si mette anche marmellate. Marmellate. Wow. Sì, French people, very good cheese. Okay. You can taste them with jam or honey. Grappa. Once I taste come si chiama? With pear as well. Pear, sorry, not pear. Yeah. Pear. Pear, yeah. Australia. And cheese and fruit. But I didn't know jam. Jam, yeah, fruit jam. Or once I tried with an onion jam. Really? I thought it would have been disgusting. It was really, really nice. A very, very posh restaurant. It's just a tiny little bit of. No, it's really nice. Or else I'm going to get something I don't want. First time I spent 2 hours today looking at grappa and moscato. Moscato. Tell me before he tries to give me some. So I just went to the store. Some advice? Sorry. What would you? He's gonna try and give me some. Now? Ah, you don't want it. No. See what I mean? Sì, you don't want it. No. I just wanted to tell him that I spent 2 hours. Ah, oggi, scusi. Looking
for the grappa and the moscato. Tutto pronto. Diceva che oggi ha speso due ore, passato due ore a cercare grapp, moscato da portare a casa. Muori in the supermarket o? Andato al supermercato. Hanno affittato una bicicletta per. Per andare a cercare queste cose negli negozi. So you didn't buy anything at the end. We bought some wine. Hanno comprato un po' di vino. C'è anche la cascioteca lì, lì vicino, un po' da Filungo. At the end of Filungo, she's saying, Filungo is the road where the hotel is. There's a cascioteca. Una cascioteca. Cascioteca is called, where they sell cheese, only cheese. È praticamente per andare da via Filungo a Piazza Santa Maria. È presente quella strada? Filungo, Piazza, sì, via Filungo, Piazza Santa Maria. Sì, il tuo pezzettino. Sì, sotto l'arco. No, a sinistra. Giri prima dell'arco, giri a sinistra e poi da quella strada. Ah, sì, 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 sì. There's a cacioteca. It's called cacioteca. It's a shop where they sell only cheese, so they must have special cheese, really good cheese as well. And it's at the end of Via Filungo, the end towards San Frediano. So you go out from the from La Luna, Hotel La Luna, you do the right, you keep walking till the end, then there's an arch, you don't pass the arch, you do the left, in that little bit, yes, you do the left, instead of passing under the arch, you do the left, and there are few shops there, and there's a bar on the corner as well, there are only a few shops, and there you find the cacioteca. Si sente anche passandoci dall'odore. You smell the, you can tell from the smell as well. Yeah, we have found this place. Yeah. Ah, l'hanno trovato. The smell, yeah. Have you been inside? Oh yeah, we go every day. Ci sono tutti i giorni. That one that we went through. I think it has to be that one. The one at the end of Falunga. The deli. Yeah, it's a deli. They have cheese, but they do sell other things. Ma c'hanno anche altre cose. Penso di sì. Ah sì, sì, they have. They have salamis. C'hanno anche focacce. Sì, sì, sì. Sì, ma fondamentalmente c'hanno. It's excellent. Yeah, they must have special things. C'hanno delle cose speciali, un po' particolari. Questo era mio, vero? So yeah. No. It's different. Vino. Quello è vin santo. Ah, vin santo is a sweet wine for dessert, and it's typical Italian thing to do is drink. It's not moscato. No, è moscato. Vin santo è con moscato. Sì, dolce. Ma è simile o è? Simile. È simile. It's not moscato, but it's very similar to moscato. Is it good? Questa è delle canarie. Questa è moscato, ma sì. That one's moscato. Oh, this looks far too good for me. What's that? I don't know. Che cos'è questo? Vin santo. Ah, vin santo. It's the one where you have to try because it's really nice. You drink it and do that. I haven't seen this anywhere, this brand. Non l'ha visto da nessuna parte quella marca lì. Dove l'ha presa? Ma ce ne sono tanti. Perché, ma lui l'ha cercato tutto il giorno, due ore, non ha trovato. Sì, I said that he's been looking for. Anche lì. For moscato all day and you couldn't find any. I found lots, but I didn't find any that. Like when we were at. A couple nights ago, we were at a restaurant. And we had some moscato, strevia. Come si scusa? Strevia. Strevia, I don't know, strevia. Ce ne sono in Italia di moscati e basta, ce ne saranno 500. in Italy there are so many moscato, he's saying so many, I don't know. Okay. So does it matter?
I migliori comunque sono quelli della sala, i moscati, l'antinori. Antinori. Antinori fanno... Sì. Antinori. C'è l'enoteca. Qui no, antinori sono buoni. Yeah. We got some wine. The best ones, the best moscato, he said, is from antinori. Cioè, quelli più conosciuti, se per non ti sbagli. So then you for sure. Comunque, se vanno all'enoteca lì in via del Moro, c'è un'enoteca. Sì, la cosa, come si chiama, la... ho capito, mi ricordo... Lì dovrebbero... There's a wine shop near Piazza San Michele. Uh-huh. You can't miss it. It's quite big. And Marsili Costantino si chiama. Marsili. Marsili, sì, è vero. It's called Marsili, the wine shop. They have... around the corner from On the back, yeah. You know, there's the facade of the church, Piazza San Michele. On the back... Yeah. Basically, you go around the square, and there's a wine shop. This is excellent. Mm. Mm. This is excellent. Oh, wow. Here's a paper now that's probably too late. I cannot write it down for you. Mm? Oh, excellent. Thank you. Allora, I have to wait him to come back, for him to come back, because I'm not very good. Allora, mi dicevi del... Dunque, intanto il moscato, quello... Quello non è proprio un moscato, è un vino dolce che però è... Moscato... Muffato. Vabbè, io ormai ci ho scritto moscato. No, non è la stessa, se non è moscato. Quello del moscato non so come è stato in proprietà. Allora, un vino dolce però, è sweet wine, similar to this, sì, però no, è moscato. Si chiama Muffato, della sala. Muffato... Yeah, it's for a special friend. Mm-hmm. Muffato della... Sì. Sala. E quella è buona. Anche sapa antinori? Sì, antinori. E poi il vino che per esempio trovi lì, lo trovi sicuramente se lo vuoi un vino bianco. Ed è sweet wine. Perché rischia che delle volte vai nelle note che ti danno della roba che te la fanno pagare e basta. Non è che hanno un valore... Sì, sometimes you go to a wine shop and you pay so much, but it's not worth it, you know, it's just for the... Yeah. He suggested a white wine. Lo paghi caro, però magari poi quindi... non c'è niente. Per esempio, un vino bianco che trovi anche al supermercato, che è il Cervaro della sala. Sì. Cervaro, come sì, cervo? Sempre dell'antinori, sì. Cervaro. Che è un bianco famosissimo, che è buonissimo. Poi lo proverò anche io, will try it. è buonissimo. Della sala. E dunque, invece, questo è white wine. Sì, un vino bianco. Normal white wine, no, sweet. Normale non è. Cioè, è passato un barile. Sì, però dicevo non. Se lo bevi occhi chiusi, puoi scambiarlo per un rosso. Ah sì? Sì. Very strong, he said. If non you drink forte. It. No? Non è fortissimo, però ha dei sapori che ricordano anche rossi. This wine, the Cervaro della Sala, is saying that if you taste it, if you close your eyes when you taste it, you might think it's you're drinking a red wine because some flavor reminds you to the red one, but not because it's strong, he's saying, but because of the flavor, it's really really particular. Passato un barrique parecchio, quindi cioè un po' sale legno, un po' legnoso. Ah, and it tastes of wood as well, because it's been in the wood thing for a long time, so it's very special, very particular one. It's about 26 euro this one, and you find this in Esselunga as well, so maybe it's better to go to the supermarket. Oh, okay. Esselunga, because comunque anche nel supermercato ce ne sono tantissimi di quelle robe lì. There are many in Esselunga. It's better to buy here because you know don't get cheated on the price. Mm-hmm. You might get cheated on We went to the co-op. La Coop. Però they have less wines. Esselunga have more. Yes, Esselunga would have. Non lo so, no? Sì, this is for you. Okay, thank you. Excellent. E quando si dice? Qual è la tagliata? I don't know if you know, but Laura has some awards in her room. What do you do tomorrow? Maybe she has some. What do you do tomorrow? Oh, we go home. Cool, you go home. You said on Friday. I know. We didn't realize we were leaving tomorrow. Ah, invece partono. Early flight on Friday. Ah, partono domani.
Partono domani, perché no, perché si sono sbagliati, hanno il venerdì, hanno il volo, ma molto presto, quindi partono domani. Sì, possono usare un libro grande per metterci le foto sopra. Yeah, no problem. Buonasera, Gino, carabiniere. Carabiniere, se sì, no, proprio polizia, di armi, Italian Army, police, carabinieri. How do you say that? Carabinieri. There we have two different police. I wish I could speak Italian. Scrivere Oh, because she can understand something by writing, she has to learn. It looks like vinegar. I'm sorry, test of I forgot what I said. That she understands. It's well, hard to put that in words. It? Did you smell it? No, I didn't. Okay, I can smell it, but she can get that close to it, right? it smells really nice. Sì, ma però. Se tu descrivessi tu dicessi chi sono. Sì, questo è Gino. Mola. Allora, questo qui Michelle. Piera. Mia madre. He said, to, you know, take the finger off, otherwise he can't say anything. Yes, she has to say on the left. First on the left is... Va bene, allora partiamo di qua, dalla destra. On the right, last one on the right. Amabilia. Come si chiama la moglie di Giancarlo? Che è non lo so come si chiama, c'è Filippina. Then poi Giancarlo's wife, from Filippina. First poi. One on the left is who? No, first one on the... Okay, first one on the right is... On the right is Amabilia. Okay, and then after that is... Poi dopo? È la moglie di Giancarlo. Giancarlo's wife. Giancarlo's wife, the one next to, standing next to Amabilia. Poi Adria. Adria is here. Next to the girl, the woman from Philippines. Every time you flash the flash of the photo, it disrupts the video taping. So the first one on the right is... Poi... Ci siamo, va davanti. Dopo Adria... Gino. No, she's Adria already, eh? Okay, so, yeah. She's done three. Ne ha già fatte tre. Davanti. Sì, sì, vai. Gino. Gino next to Adria. E Carla. Carla, quella. Sarebbe la sorella della mia mamma. Lara's mom's sister. Mm. Poi mia madre. Lara's mom. E Michelle. Vuole la licenza per vendere. Per non vendere. Vendere, però. È fatta anche. No, cioè, you can't sell it. C'è un kind of permit required. C'è un permesso che vi è richiesto per. Would a police arrest us for having? No, at all. No, no, no. No, cioè si può anche vendere, se c'è un negozio... Sì, poi... prima la grappa in casa si poteva fare, no? C'era... Fare una cosa del genere. When it's that strong. Sì, ma ancora, ora in America è illegale, sì, sì. No, come si dice in basso? I smell it. No, I don't in basso, at the bottom? Okay. Adria. Credo, I think at the top, at the bottom, sì, al fondo. Poi, on the top? Piedi. Standing praticamente, no? Quelli in piedi, standing. Poi Gino. Gino is her grandfather. Mm-hmm. Poi questa è la sorella, non so come si chiama. She doesn't know the name of... Jeanette. Mm-hmm. In Maggie. And Maggie. To perché il formato è diverso dal nostro. Jeanette is Shelley's mother. Jeanette, I'm back.
Well, I'm 50 now, so that's 50 years Gino. Of pictures that she has never seen. It's me, there's Maria, Max, ci sono 50 anni di più. Di... On the left is Gino in the army, and on the right is it's a friend of him. It's a friend in the army. Yeah, when he was in the army. Sai che anno era? Non so se c'è scritto dietro. Si guarda. She doesn't know. Maybe it's written on the back. Vediamo. Non so se. No. Comunque sarà. Che anni sarà stato? Che anni è? Guarda un po'. Il 1915 Adria, no? 10. Il nonno 10. 10. Questo ha avuto... Since about 1930. 1930. First World War. 1930, that one, yeah. 30? 30. Ok. Bellissimo. Il suo era un po' più corposo, il mio... Any idea where this picture was taken? In the army, it was in the army. Questa era la il suo banda, la non so. Ah, Roberto's band. Profumi. Lui è Pierre. Lui è il secondo. Pierre is called the band. Il secondo a partire da destra. He's the second on the left. No, on the right. Sorry. And when was this taken? What year? 68. In the 68. That's earlier. 68, 69. Quello gliele dà, si chiama Bobo? No. Questi. Ah, di Cino. Di Cino lo trovate? No, give me more than se gli dai un po' più di quella, ha detto che mani ti suona qua. Crazy casca. We have those? Yeah, we have that. We got this. Pardon? It's what a guy does when he gets his first car. What does he do? Pick up chicks. Ah, che si andavi a... cercare ragazze. Sì, di solito è quello che fa un ragazzo appena c'ha la macchina nuova. There was this 4 year old down the street. Ce n'era una di 4 anni, dice. Still Robert when he was little. One of my bicycles, my road bike. Simonetti, il fotografo. Ask Roberto what was the problem in this picture. And why were you crying? Sì. What was come mai problem? Piangevi? He can't remember. They took his grappa. Perché gli hanno rubato la grappa, dice. Well, that was the first time he tasted it, maybe. Forse era la prima volta che l'hai provata per quello che piangevi. Raccontami una volta. Metti dentro l'albergo la luna, gira a marcia indietro e torni via. È un pezzettino piccino. Perché la luna è, poi si chiama Corte Compagni. Compagni, non Campana. Corte Compagni, sì. E è proprio lì vicino a San Frediano. Che sbuchi da San Frediano è subito lì. Però per riuscire devo fargli. Marcia indietro e ritorni verso la strada che hai fatto. No, no. E ripassa la piazza San Frediano? Sì, ripassa Piazza San Frediano, rifai lungo le mura. E esci a Piazza Santa Maria. What's the conversation? He's explaining her the way to get to Hotel Luna because she's the one who's gonna take you back. You're gonna let her take us back? Mm-hmm. So she was asking if she can go with the car in Via Fiumlungo. Yeah, one way. I've been both ways down. No, it's just not. It's not one way. You can't. You're not allowed to go by car. But if you go, if you go to a hotel, you can say. You can tell if they stop you. I'm taking people to a hotel, and you can do it. It's not. Yeah, of course. Otherwise, you get fine. Perché a regola. Ask him if he still has the hat.
C'è ancora il cappello? No, non so. No. Ci sarà da qualche parte. He wore it a lot. Probabilmente sicuramente c'è, ma chissà dove. Maybe, yeah, probably they still have it, but tricycle. He doesn't know where. Tricycle. The first tricycle. Mm-hmm. Oh, wow. Well, that's a special book. Yeah, it's first class. With Bambi. With Bambi. Rocking horse and a guitar, like Roberto. A guitar. Un bevi già portato la macchina. Wow, this was a big... Io ho mescolato. Sì, che mescolato. This was Christmas, I don't know what it was. È Natale quello, sì. You got a lot of presents this year. C'è un sacco di... Un sacco di regali. C'avevo il vincanto, mi sono sbagliata, ce l'ho infilato lì. Buono. Il vincanto ci sono anche tutti questi. More presents. Che sei con la macchina? Sì. Motorcycle. C'è la moto, c'avevi la moto. Chips, I think. Come chips. Does he know chips? Sì, sì, te li conosci chips, vero? Sì, sì, sì. Ah, sì, we had them in Italy as well when we were little, in the 80s. Anni 80. We are old enough to remember them. Mm-hmm. Yeah. Well, that's beautiful. Now, a bigger bicycle and a tank or something. Soldiers. C'è una bicicletta grande. Bicycle with the banana seat. Ah, con la sellina banana. I remember the bicycle. Very popular when we were little. Yeah, me too. Me too. Lì non c'ero io, vero? No, te ci sei. C'è l'ultima foto in basso. Lara is not in the pictures, in the album. No. Quindi forse non è ancora nata. No, non era ancora nata. She wasn't born yet. No, era ancora tale di nata. Questa è l'estate, quindi l'estate dopo c'è l'estate. Infatti c'è una foto che siamo insieme. She was 1 year old when she, you know, compared to the picture on the beach. Che eravamo a Foldoni. Il mare. Vedi che ci senti. Dai. Ecco. Sì, che se... There is only one with them. Careful, this last page just moves. Inclina. Oh. Oh, your hair was very curly. C'avevi i capelli riccioli. No, ma ce l'ho ancora. She still have curly hair. Ma io? She blow dries the hair. Li liscio. C'è Giampaolo che veniva con... No. Oh, it's very cute. Okay. Perché dicono poi che assomiglio... Adria, io. Everybody says that Lara looks like Adria. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Dicono, non so. That's what they say. Detto tutti, yeah. Very però nice. Everybody said that. Beginning of the book, there's some pictures of this book. Questi le puoi dare. A lot. Sì, dai. Che cosa? No, questo qui è quello, continuo, quello attuale. Di Adria. Ah. That's don't know, you know, also in Italian it hasn't got a proper name. They make it when someone dies, just to remember of with the picture and the date. And a little prayer, so every time. It's for you, that one. Oh. Yeah. Oh, thank you. Anche quelli, questi sono quelli, and also that one della mia mamma. Questi ce l'abbiamo, mom. Ce l'abbiamo di Adria, ce n'è uno solo. Oh, ci sono, ci sono di Adria. Questo sounds pretty. Ce n'è anche di nonno, le trovi in front of that photo album. Another one of Adria, so you can have one each. Yeah. Yeah. I thought that was Piero. Never mind. I can't. C'è una foto con una signora con un bambino.
this one. This chi è quella signora? La tua mamma? Sì, 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 è Piera. Piera. Yeah. That's Laura's mother. Yeah, sì. Much like her. Yeah, Audrey is her grandmother. Claudia. No. Piera. Right. Lara's grandmother. Lara and... But I thought she said people Michelle. Think she looks like her grandmother. People say that Lara looks like Adria. Mm-hmm. Adria, yeah. Well, I think she looks like her mother. Loro pensano che assomigli alla tua mamma tanto. Io? Mm. Non lo so, sempre detto tutti. Che altro Adria? Adria. Mm. They all say that she looks like Adria, everyone. Mm. Something that she's... But we have that older one of Audrey. That's the one we should look at. We should go, please. No, no, l'abbiamo messo da una parte, non mi ricordo dove l'ho messo. Sembra che l'ho messo giù in cantina. Quando mi dice mi sembra, no? Io ho paura. She gave us 2 cents. Qualche parte sono da voi. Appunto. Yes. Questo idea vaga. Missing something. No, sono in cantina. Cosa di che parlate? Che volevo sapere? No, delle foto, le vecchie foto. Di old pictures. Minore, le dopo volte, la casa l'ho rifatta tutta. Perché io non mi ricordo più dove l'ho messa. The old picture of their grandmother. He renewed the house, so they took the pictures, they put the pictures somewhere, but they don't know where, so they have to look for them.